Strange to see you. I'm happy to see you. Prima dicevi, è un film che mi sono divertito a fare. Il fatto è che è un film che hai costruito in uno span di più di 8 anni, quindi ti sei divertito a vivere in qualche modo, mi verrebbe da dire. Yeah, there were periods that we had a lot of fun. Yeah, I made it together actually with the editor and also partly cameraman. And we both did camera. And so, yeah, we were sitting. There were some scenes which were really funny already immediately when we filmed them, and other ones became funny in the editing of the film. But then we were sitting in the editing and really laughing out loud sometimes about situations, and when there was, you know, when we played around, puzzled with the shots, and then something was there. Yeah, that was fun to make. Yeah, although it took a long time, it was also difficult, the editing especially. It took 2 years to edit the film. Not all the time, of course, but periods, over a 2 year period. Sì, sicuro, mi sono divertito senz'altro in alcuni momenti, e questo film l'ho fatto assieme all'operatore di camera e al montatore, quindi alcune scene sono state immediatamente divertenti per noi, abbiamo subito capito che era una scena che faceva ridere, mentre altre sono emerse durante il montaggio. Quando abbiamo visto alcune scene ci siamo veramente messi a ridere davvero ad alta voce, e poi abbiamo cercato appunto di comporre tutte queste immagini che avevamo in modo che fosse divertente. Comunque mi sono divertito anche se si è trattato di un lungo periodo, perché per il montaggio ci abbiamo messo 2 anni, anche se ovviamente non sono stati tutti i giorni di montaggio, ma avevamo alcuni periodi in cui montavamo e altri no. Avevo una domanda e l'ho persa per strada, ma ricostruisco il pensiero. No, quando hai deciso basta, ci faccio un film di questa mia vita, voglio fare un film, e soprattutto quando hai deciso che questo film avrebbe avuto in qualche misura la struttura di una commedia? Yeah, well, I've been a filmmaker for, and a producer for like 30 years, and yeah, I was in a kind of a midlife crisis when I was 50, 52. I didn't want to make films anymore, and I had a burnout crisis also. So, and then I started to, then I thought of making, I was always making music, but on an amateur level. And then I thought, oh, I'm going to do this, build this glass organ. And then, of course, immediately I thought, oh, maybe that's a nice idea for a film also to follow me. And but then, yeah, it took some time. And then I thought, at a certain point, I had the idea to build this organ, learn to play, and then go to Arvopert to ask him to compose something for glass. In the end, it became this. But then I had a kind of goal where I would go with the whole film. And then I decided to make a film about it. So then, again, there was a film. But what was the question? That was the question, more or less, or not? Our comedy. Yeah, it was really, I have been involved in quite some films which are very personal and eco, so-called eco-documentaries. And that they only work when you make them funny in a way. So I knew it had to be funny. And then also it turned out that, yeah, or that's at least what people told me, that I came across funny as long as I didn't speak on screen, you know? So it worked quite well on screen. So, and yeah, slowly it became more and more, it became kind of comedy,
let's say, I call it sometimes an existential docu-comedy. Yeah. And I like that the best, actually, about when you make a film and then in the edit you edit the scene and then you think, oh, this is funny, the audience will also laugh about it, or smile at least. And then, well, at least in Holland, people really laugh out loud. Here it was not so laughing out loud, but I think I heard people sometimes smiling, or you see them smiling sometimes. And it's really such a nice feeling that you, yeah, to have this, that it happens, as you planned it also. Sono regista e produttore ormai da 30 anni e verso i 50 e 52 anni ho avuto una crisi di mezza età, non volevo più fare film, ho avuto davvero un esaurimento nervoso e in quel periodo ho pensato che a me è sempre piaciuto fare la musica a livello amatoriale ovviamente, però mi è venuto in mente di poter fare un organo a bicchieri e ho pensato subito che fosse una bella idea, ovviamente ci è voluto un po' di tempo. A un certo punto pensavo che l'obiettivo del film dovesse essere quello di convincere Arvo Pärt a comporre qualcosa per un organo a bicchieri e poi in realtà il film è andato un po' diversamente. E generalmente faccio documentari che vengono definiti come documentari sull'ego, ossia documentari personali, e ho notato che funziona solo quando il documentario è divertente, poi le persone mi vengono a dire generalmente che è più divertente se io non parlo. Perciò ho visto che funziona sullo schermo e quindi lentamente il film ha preso forma, sotto forma appunto di questo documentario commedia, e mi piace quando il film ha questa forma, quando durante l'editing penso che una scena è molto divertente. E generalmente le persone quando vedono questo film ridono ad alta voce. A voi non vi ho sentiti ridere tanto, però vi ho sentiti comunque sorridere ed è comunque una bella sensazione quando accade. E a proposito di voi, secondo me ci sono delle domande che arrivano dal pubblico perché siete rimasti in tanti e secondo me qualcosa... Avete l'occasione di avere una persona che è stata a Holland's Got Talent. My first question is that do you still play the glass organ and where is the instrument currently? Yeah, I still play the organ. Actually, I earn my income with playing the organ nowadays, more than with making film. The instrument is in Amsterdam. It's quite big to take. I mean, of course, yeah, well, you saw in the film there's an option to take it in a plane, but it's quite an operation. You want to translate? Allora, la domanda era dov'è l'organo a bicchieri e se lo suona ancora, e la risposta è che lo suona ancora ed effettivamente guadagno da vivere proprio con l'organo a bicchieri, che mi dà più proventi che non fare film. E l'organo attualmente è ad Amsterdam ed è piuttosto grande, come avete visto nel film è possibile trasportarlo in aereo, però è un'operazione un po' difficile. My second question is that it was a film that it lasted for 8 years, as I heard the shooting. My question is that what was the moment that you decided to stop shooting and you said it's enough for the film and you stopped the filming? Thank you. Yeah, actually it was already, well, let's say nearly finished the shooting in 2020, but then came Corona, so, and then yeah, there was nothing happening on the, you know, with audience, and it was just, I was just having a bit of success then, and so, but then there was this gig in this big concert hall. It was already planned to 2020, but then it was cancelled. So we started editing a little bit, etc. Then only in 2022, this gig was there, and then we really felt, oh, this is the ending of the film, or it felt like an end scene. Yeah. So, but in the meanwhile, we already started editing.
So in the call ahead, it's more when you start doing a film like this. At a certain moment, you just have to fill the gaps. Most pieces of the puzzle are there to follow the whole process, and then you still need some extra things. So, and you can do that, and that also is by editing you discover what you still have to film, or what that if there is really something necessary. So also this scene with the woman who comes running to the camera, which is actually really my girlfriend now. That was also added, you know. In the end, we filmed that also quite late, but had to have something funny in the ending of the film. E la seconda domanda era il film. Le riprese del film sono durate 8 anni. In quale momento hai deciso che era ora di interrompere il film e che avevi abbastanza girato? E la risposta è stata: in realtà il film era già quasi finito nel 2020, poi il problema è stato che è arrivata la pandemia di Covid-19 e quindi non c'era più un pubblico, non accadevano più cose interessanti. In realtà il concerto che avete visto, quello grande finale con la Metropole Orchestra, era programmato per il 2020, poi è stato cancellato ed è stato riprogrammato per il 2022. E abbiamo pensato che quella dovesse essere la scena finale. Poi comunque c'è anche tutto il processo di editing, perché abbiamo diversi tasselli del puzzle che devono essere riempiti poi con qualcosa nel mezzo. E questo lo si scopre anche durante la fase dell'editing, se serve altro per il film. Ad esempio la ragazza che avete visto correre verso la cinepresa alla fine del film è diventata poi davvero la mia ragazza. E quindi abbiamo aggiunto questo finale in un processo piuttosto tardivo, diciamo, verso la fine del film. Ma comunque ci doveva essere un elemento divertente. More questions? Complimenti, divertente e soprattutto interessante questa autobiografia, nel senso che ci stai e ci hai raccontato la tua storia e l'hai praticamente cucita tu dall'inizio alla fine. Per cui con l'inizio c'erano queste mucche che troviamo anche alla fine, per cui la domanda è: il latte, la produzione, c'è stato un proseguo oppure è rimasto solo un immaginario, un sogno che non hai realizzato? E la seconda domanda è legata al papà. Volevo sapere se oggettivamente si è vero quanto ti raccontava in merito ai tuoi progetti strampalati. Di nuovo grazie. Yeah. Of course. So the first question was about the cows. Yeah. No, it's this holiday house I have. There are cows around there. And then, you know, one day I was somewhere. Like 20, 30 years ago, I was going on in Austria, in the mountains, up in the mountains. They do in the summer, they go up with the cows. So I was there for... In Italy too. Yeah, yeah. So I was there for 20 days and there was one cow which had to be milked every day. And indeed, we made butter out of it, and cheese, etc., everything. So, and I always remembered it. And I really, yeah, it's such a nice idea to have this kind of life to a certain extent, but yeah, actually you cannot have one cow, I heard, because cows, they go in herds, they live together, so you have to have at least two cows, otherwise they don't survive. And it's not, yeah, it's too difficult to have a cow. It's a kind of dream. Yeah. And then the other question was? No, it was. I have a quite special relation with my father. We are kind of friends, so we always have these phone calls. So from the beginning onward, I was recording the phone calls simply during the whole process. So it was really what the things he asked, and it was really a hell of a work because I had like 60 to 80 hours of phone calls with him. So it took.
quite, so in the end we only selected bits and pieces there which fitted to the story. Originally the plan was to make kind of double portrait of my father and me, but in the end it was simply, that was too complicated. It worked better, we had to concentrate on me, so my father's role became more always related to my story. But he's also like, of course, a kind of commenter, and he's a bit critical, and he's also really a father, he's loving his son, etc. So there's quite some layers in it. And he's a kind of strange person as well, so he can be dramatic like I am myself a bit also. Allora, per quanto riguarda la prima domanda sulle mucche, vicino appunto alla mia casa a vacanza, alla mia casa in campagna, ci sono delle mucche, ma mi ricordo di questa esperienza che ho fatto 20-30 anni fa. Sono andato sulle montagne in Austria e lì c'è la transumanza degli animali. Quindi per 20 giorni ho munto le mucche perché si facesse latte e formaggio, ed è un'esperienza che mi ricordo molto bene, e ovviamente mi piacerebbe condurre questo tipo di vita un po' idilliaco, però a parte il fatto che non si può avere una mucca perché le mucche devono stare in mandria, quindi bisogna averne almeno due, ma è una vita troppo difficile, non ce la farei. Per quanto riguarda invece la domanda su mio padre, no, è proprio così, io ho una relazione molto speciale con mio padre, siamo veramente amici e tutte le chiamate che avete sentito sono delle chiamate che facciamo sempre solitamente e le ho registrate, e alla fine erano più di tra le 60 e le 80 ore di registrazioni di queste telefonate, quindi alla fine abbiamo dovuto fare anche una selezione di quello che metterà all'interno, di cosa metterà all'interno del film. All'inizio avevo pensato anche di comporre una sorta di doppio ritratto tra me e mio padre, però poi alla fine si rivelava un po' troppo complicato, quindi abbiamo inserito mio padre semplicemente come all'interno della narrazione, però della mia storia. E mio padre è così, è un mentore per me, mi critica ovviamente, ed è una persona come me anche un po' più su più livelli, può avere il mio stesso senso dell'umorismo, ma a volte può essere anche molto drammatico come me. More questions? Allora, prima di rivedere il film, ti ho proprio detto che durante la selezione, quando abbiamo visto il film, la scena che mi aveva messo estremamente a disagio, proprio un disagio fisico, era la scena di Dubai. Ma adesso rivedendola sullo schermo mi è venuto il dubbio quanto c'è di vero e quanto c'è di rigirato in un secondo momento sulla base della tua esperienza. È tutto come è andato oppure hai esagerato i toni proprio perché in qualche modo nella costruzione del personaggio arrivare a quel punto che è il punto più basso poteva in qualche modo essere drammaturgicamente importante? Yeah, I think it's a very interesting question, because it was partly, it's, of course the film is really built on a dramatical structure, which also goes for feature films, you know, and we followed all the steps, and all the steps were in the material, and then you leave out some things, because they don't fit. If I have at the moment in the film that I would have success, somehow the film is finished, so we postponed the success as long as possible, because then you keep watching and you keep the tension. So in the end it was like this. I was for 5 days in Dubai, or 5 days performing, and it started like this. In the first 2-3 days it was like this, but in the end, of course, by doing it you become better, and then I know how to handle with the audience a bit better, and I was more comfortable. And then people were not walking away all the time, and they kept. So it was in the end, it was a success. But that was not for the story of the film; it didn't fit. And that is, in general, of course, it's a discussion you can have about documentary. If documentary represents reality, and well, I think documentary is always it's never a real representation, it's always a kind of intensification or exaggeration of the reality, because that's what
what we need when we tell a story. We want to make a story where people can get engaged in something. You leave out certain things too. But yeah, still it is not fake, but it is, yeah, you simply make the choices in the edit. Allora, penso che la domanda sia piuttosto interessante. Effettivamente il film è costruito su una struttura drammatica che è molto simile a quello dei film di finzione. Ci sono molti materiali su cui lavorare nella fase di montaggio e si sceglie di lasciare fuori qualcosa, perché ovviamente se mostriamo subito il successo, il film finisce lì. E quindi per tutto il film abbiamo continuato a posporre, a ritardare questo successo. E le giornate a Dubai sono stati 5 giorni e all'inizio, nei primi 2 giorni, è stato davvero così, le performance non erano proprio ottimali, ma ovviamente più si fa pratica, più si migliora, quindi alla fine è andata piuttosto bene. Le persone non sempre, ad esempio, se ne andavano via, ma a volte rimanevano. Però, quindi alla fine è stato un successo, ma non potevamo mostrarlo nel film perché non si inseriva bene all'interno della narrativa. E dopo ovviamente si può avere una discussione sul fatto che i documentari rappresentino la realtà. E secondo me i documentari non sono mai reali, perché c'è sempre un'esagerazione, un'intensificazione del reale. E quindi in un certo senso si tiene quello che è necessario per la storia, per coinvolgere il pubblico. E bisogna lasciare fuori qualcosa. Ma sì, quello che avete visto, le scene in Dubai non erano finte, semplicemente abbiamo scelto di lasciare fuori qualcosa durante il montaggio. La casa è ancora su. Yes, it still exists. But I have to, this year I have to pump it up again. Yeah, it's a permanent trouble on my mind. Because it's such a nice place to get, well, you know, a small house in the country. It's everybody's dream to have that, and I have it, but yeah. Well, in the end, I maybe put a caravan or a tent when it really sinks. Sì, la casa è ancora su, però quest'anno la devo rialzare di nuovo ed è veramente un problema permanente anche nella mia testa, perché comunque è un posto molto bello ed è il sogno di tutti quello di avere una casa in campagna, però nel momento in cui affonderà, non so, metterò una tenda o magari un camper. Io ho solo un'altra curiosità, sempre a proposito di finzione e realtà. Il concerto di Arvo Pärt, come vi siete infilati? Ovviamente tu arrivi da come dicevi prima, da una vita produttiva anche di successo, perché il concerto è filmato non di nascosto, è filmato con una troupe, anche se tu poi come personaggio mostri il disagio del dilettante che si presenta dal grande maestro e gli dice: sai, io suono Fratres con i bicchieri. Ecco, come è nata questa cosa, questa relazione con Arvo Pärt, che comunque è un gigante della musica contemporanea? Well, as you see, I don't have a real relation with him. Okay, so it's true. You went there with the troupe and you filmed the concert and you got to speak with him. Yeah. Yeah, that was really like a documentary, yeah. Okay. Yeah, and later on I sent him music I made on the glass organ, because I play like 3 songs of him, so I recorded them. And I asked him to be invited, but he didn't invite me. So the idea was to end the film with going to Arvo Pärt, but the whole film became different in the process. But I tried to get to him, but I didn't succeed. He didn't want to. He's really like a hermit, you know. He doesn't like press too much and to be filmed. And actually, the person through which I sent the material
He said, oh, you shouldn't take it personal because he also didn't want to receive Sting and also not the Pope. Well, he didn't want to receive, so. But he didn't want to receive me, it was not an issue at all. Allora, per quanto riguarda Robert, non ho assolutamente nessuna relazione, tutto quello che vedete nel documentario è vero. Anzi, in seguito gli ho inviato anche la mia musica, ho infatti suonato tre canzoni, tre delle sue opere, e gli ho chiesto di essere invitato a suonare per i suoi concerti, ma non ho mai ricevuto la risposta, non mi ha mai invitato. E l'idea era appunto quella di finire il film con Arvo Pärt, ma poi il film è cambiato nel processo. E a lui non piace troppo apparire, è una persona piuttosto eremitica, e anzi la persona attraverso cui gli ho inviato i miei materiali mi ha detto di non prenderla sul personale, ma non ha voluto ricevere né Sting e nemmeno il Papa. E su queste note, anche perché incalza la proiezione successiva, salutiamo e ringraziamo Rocío Capers e ricordatevi di votare mentre uscite. Giovanna vota.